Sette professionisti a confronto sul long Covid, le cure e le conseguenze della malattia, come uscirne dal punto di vista fisico e psicologico. Un convegno organizzato dal Centro Studi Lab e dall'Associazione Culturale No Profit. Il titolo: Il caos del long Covid tra nuovi equilibri, adattamenti e appartenenze. Come è cambiato l'utilizzo del tempo e l'alimentazione? Bisogna essere capaci di gestire quel tempo che abbiamo, quel tempo ritrovato nel miglior modo possibile. Quindi il tempo deve essere correttamente ripartito tra una corretta alimentazione, tra lo sport, tra il sonno che è un fattore fondamentale nel benessere di una persona. Quindi diciamo che è proprio questo il concetto più importante, la gestione del tempo nell'alimentazione e nello stile di vita. La postura dal pre al post pandemia, i problemi clinici che lascia la malattia. Il mio intervento è partito proprio da quella che è la cosiddetta pandemic posture, ovvero tutte quelle che sono le modifiche a cui ci ha costretto la pandemia e quindi questi 2 anni di reclusione forzata a casa. Da questo, come questa pandemic posture ha portato anche delle modifiche a livello emotivo, relazionale. E quindi l'intervento di cui ho parlato io verteva proprio sulla riscoperta di un rapporto di fiducia, di confidenza, di consapevolezza con il proprio corpo. Durante il convegno, numerose le testimonianze dei medici di base, di chi vede e tocca corpi contratti e spaventati, di chi ascolta il corpo, di chi osserva storie di voraci cambiamenti col cibo, di chi ha avuto il Covid e forse si interroga in come sta cambiando il cervello e le sue connessioni. Le persone sono disorientate perché ancora vivono addosso il senso del trauma, il senso della tensione, il senso della preoccupazione e ancora non riescono ad uscire fuori tutto quello che è la tensione, la preoccupazione dentro i propri vissuti continuamente riecheggia sia nella loro mente sia nel loro corpo.